Ciao ragazzi, finalmente Garmin ha deciso di rilasciare un aggiornamento veramente, per quanto mi riguarda, quantomeno molto 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 interessante. Allora, l'aggiornamento in questione è il 6.85 che io ho fatto direttamente scaricando l'upgrade dal sito di Garmin, perché credo che ancora in italiano non sia disponibile. E volevo farvi vedere quali sono le novità più interessanti per quanto mi riguarda. Allora, questo è l'aggiornamento 6.85 e nello specifico una delle funzionalità che secondo me è veramente fondamentale è questa, ovvero la possibilità nella modalità trail run di attivare la registrazione della VO2 Max. Quindi anche durante gli allenamenti di trail running, in modalità trail running, sarà possibile calcolare la VO2 Max, il massimo consumo di ossigeno. Eccolo qua. Record VO2 Max in questo caso è attivato. Un'altra modifica, diciamo aggiunta, che è stata fatta con questo aggiornamento è quella del chiedere a fine allenamento il arrivo, sto cercando, ecco qua, self-evaluation. Allora, questo è sostanzialmente la valutazione dello sforzo percepito durante l'allenamento e dello stato in cui ci si trova alla fine dell'allenamento, quindi come ci si sente, se ci si sente bene o meno. È la stessa cosa, la stessa impostazione che si trova sia in Garmin Connect che nell'app di Garmin Connect. Adesso è possibile farlo anche direttamente dall'orologio. Le impostazioni sono workouts only, io ce l'ho in inglese, ripeto, perché presumo di aver fatto un aggiornamento in anticipo, ma poi presumo ci sarà in italiano, che vuol dire sostanzialmente solo dopo gli allenamenti, quindi quando noi facciamo un allenamento. Always, che vuol dire sempre, quindi ogni volta che facciamo una qualsiasi attività ci vengono richieste quelle informazioni, oppure disattivato. Io lo lascio su workouts only perché mi interessa avere queste informazioni solo quando faccio degli allenamenti. Vediamo un'altra cosa interessante, un'altra funzionalità interessante che è stata aggiunta è il widget eccolo qua, del sonno. Quindi sostanzialmente io posso tenere monitorato tramite questo widget tutte le impostazioni relative al sonno. È una cosa molto interessante per chi sfrutta queste informazioni. E da qui ovviamente si tiene tutto monitorato e sotto controllo. Queste sono, diciamo, delle novità molto, ripeto, secondo me, molto 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 interessanti. Recentemente, adesso non ricordo di preciso quando, ma è stata un po' rivisitata tutta l'app Garmin Connect per quanto riguarda, quindi da web, per quanto riguarda la gestione degli allenamenti. Quindi è sempre possibile gestire e creare nuovi allenamenti in maniera un pochettino più semplice, un pochettino più intuitiva, ma magari poi farò un video, un articolo sul blog anche su questa cosa qua. Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace se il video vi è sembrato interessante. Grazie.